Stasera leggeremo una meravigliosa novella di Maupassant, intitolata Le carezze. Perché l'amore è anima, l'amore è tenerezza, è gesto gentile. Poi c'è l'eros, ma se l'eros non è supportato dalle carezze, è solo un esercizio ginnico. No, amico mio, non pensateci più. Quello che mi chiedete mi indigna e mi disgusta. Si direbbe che Dio, poiché io credo in Lui, abbia voluto aggiungere a tutto quel che ha fatto di buono qualche cosa di orribile. Ci aveva dato l'amore, il sentimento più dolce che vi sia al mondo, ma trovandolo troppo bello e troppo puro per noi, ha immaginato i sensi, gli ignobili sensi, sudici, ripugnanti, grossolani. Quei sensi che ha foggiato come per deriderci, li ha mescolati alle sozzure del corpo, concependoli in modo tale che non possiamo pensarci senza arrossire, né possiamo parlarne se non a bassa voce. Sono atti orrendi, coperti dalla vergogna, vengono compiuti di nascosto perché rivoltano l'anima, feriscono gli occhi e riprovati dal senso morale, perseguitati dalle leggi umane. Vengono compiuti nel buio come dei delitti. Non parlatemi mai di queste cose, mai. Non so se vanno, so che mi piace starvi vicina. So che il vostro sguardo mi è gradito. So che la vostra voce mi accarezza il cuore. Dal giorno in cui potreste ottenere dalla mia debolezza ciò che desiderate, mi diventereste odioso. Si spezzerebbe il delicato vincolo che ora ci unisce e tra noi ci sarebbe soltanto un abisso di infamie. Rimaniamo ciò che siamo e amatemi. Se volete, ve lo permetto. La vostra amica Genevieve. Signora, volete permettermi a mia volta di parlarvi sinceramente senza quegli eufemismi propri della galanteria come parlerei a un amico che avesse l'intenzione di prendere i voti perpetui? Nemmeno io so se vi amo. Non lo saprò davvero se non dopo quegli atti che vi disgustano tanto. Avete dimenticato i versi di Musset? Eccoli, ricordo ancora gli spasimi terribili, i baci muti, i muscoli ardenti, l'essere assorto, livido, coi denti stretti. Quando non sono divini, sono momenti orribili. Quella sensazione di orrore e di insormontabile disgusto, noi pure la proviamo quando, trascinati dal sangue caldo, ci abbandoniamo ad accoppiamenti occasionali. Ma quando una donna è per noi l'essere eletto dal fascino costante, dalla seduzione infinita, così come voi siete per me, la carezza diventa il più ardente, completo, inesauribile appagamento. Le carezze, signora, sono la prova dell'amore. Se il nostro ardore si spegne dopo l'abbraccio,
significa che ci eravamo ingannati. Se aumenta, vuol dire che amiamo. Un filosofo che non osservava queste dottrine ci ha messo in guardia contro le trappole dell'amore. Egli dice che la natura vuole nuovi esseri e per obbligarci a crearli ha messo vicino alla trappola la duplice esca dell'amore e del piacere e continua, dopo che ci siamo lasciati prendere dell'amore e del piacere, e continua, che dopo che è trascorsa quella follia di un momento, ci coglie un'immensa tristezza, perché ci rendiamo conto di quale astuzia ci ha tratto in inganno. Vediamo, sentiamo, tocchiamo con mano la ragione segreta e nascosta che ci ha spinti, nostro malgrado, a tutto ciò. Tutto ciò è vero molto spesso. Allora ci allontaniamo pieni di disgusto. La natura ci ha vinti, ci ha buttati a suo piacere tra due braccia che si aprivano perché essa esige che le braccia si aprano. Sì, conosco i baci freddi o violenti su labbra sconosciute. Gli sguardi ardenti e fissi, in occhi che non si erano mai visti e non si vedranno mai più. Conosco tutto ciò che non posso dire, tutto ciò che ci lascia nell'anima un'amara malinconia. Ma quando questa specie di nube affettiva che chiamiamo amore ha avviluppato due creature, quando esse hanno pensato l'uno all'altra lungamente, sempre, quando il ricordo durante la lontananza è sempre presente, giorno e notte, recando all'anima i tratti del volto amato, il sorriso, il suono della voce, quando si è stati ossessionati, posseduti da quella forma assente pur eternamente visibile, non è forse è naturale che le braccia si aprano, che le labbra si congiungano, che i corpi si uniscano. Avete mai desiderato baciare? Ditemi, se le labbra non chiamano le labbra e se il limpido sguardo che sembra scorrere fin giù nelle vene non suscita ardori furiosi irresistibili. Certo, questa è l'insidia. L'insidia immonda, voi dite. Che cosa importa? Io lo so, ci cado e mi piace. La natura ci dà le carezze per nascondere la sua trappola, per costringerci, nostro malgrado, a perpetuare le generazioni. Ebbene, rubiamole le carezze, facciamole nostre, raffiniamole, mutiamole. Se volete, idealizziamole. Inganniamo a nostra volta la natura, questa ingannatrice. Facciamo di più di ciò che lei vorrebbe fare. Facciamo quel che essa non ha potuto, non ha osato insegnarci. Che le carezze siano come una preziosa materia dataci grezza dalla terra. Lavoriamola, perfezioniamola, senza preoccuparci degli scopi nascosti della volontà dissimulata di quella cosa che voi chiamate Dio. E poiché il pensiero porta in ogni cosa la poesia, mettiamo la poesia nelle carezze, signora, perfino nei suoi momenti più brutali,
nelle più impure combinazioni, nelle invenzioni erotiche più mostruose. Prediligiamo le carezze sapide, come vino inebriante, come il frutto maturo che profuma la bocca, come tutto quel che rende felice il nostro corpo. Amiamo la carne perché è bella, perché è bianca e soda, tonda e dolce, deliziosa al contatto delle labbra e delle mani. Quando gli artisti hanno cercato la forma più pura e più rara per quelle coppe da cui si doveva attingere ebbrezza, hanno scelto la curva dei seni, il fiore dei quali rassomiglia a una rosa. In un libro da specialisti che ha per titolo Dizionario delle scienze mediche, ho trovato questa definizione del seno femminile degna del signor Joseph Proudhon, improvvisatosi dottore in medicina. Il seno femminile può essere considerato un oggetto di utilità e di piacere nello stesso tempo. Togliamo, se volete, l'utilità e conserviamo il piacere. Avrebbe forse quella forma squisita che reclama irresistibilmente la carezza, se fosse riservato solo al nutrimento dei lattanti. Lasciamo, signora, che i moralisti predichino la necessità del pudore e i medici la prudenza. Lasciamo che i poeti, ingannatori eternamente ingannati, esaltino la casta unione delle anime e la felicità spirituale. Lasciamo che le donne brutte facciano tutto il loro dovere e gli uomini dotati di ragione le loro opere inutili. Lasciamo gli intellettuali al loro intelletto, i preti ai loro comandamenti e quanto a noi, amiamo su tutto le carezze che danno l'ebbrezza, che sconvolgono, che snervano, che sfiniscono e rianimano. Le carezze più soavi dei profumi, più lievi della brezza marina, più brucianti delle ferite, carezze rapide di vodatrici che fanno pregare, piangere, gemere, urlare, commettere delitti e atti di coraggio. Amiamo le carezze, non quando sono placide, normali, legali, ma le carezze violente, furiose, eccessive. Valutiamole come l'oro o il diamante, perché valgono anche di più, essendo senza prezzo e di breve durata. Cerchiamole ininterrottamente, moriamo per una carezza e con una carezza. Volete che vi dica una verità che non si trova in nessun libro, signora? Le uniche donne felici su questa terra sono quelle a cui non mancano mai le carezze. E se vivono senza preoccupazioni, senza pensieri tormentosi, col solo desiderio di un nuovo bacio, delizioso e rassicurante come quello che l'ha preceduto. Le altre donne, quelle che conoscono carezze rare o incomplete o tiepide, vivono in un continuo tormento, con mille inquietudini, dal desiderio di denaro alla vanità, a tutto ciò che può diventare motivo di afflizione. Le donne sazie di carezze non hanno bisogno di niente, non desiderano niente, non rimpiangono niente. Queste donne sognano, placide e sorridenti, appena sfiorate da ciò che per le altre sarebbe stata una catastrofe irreparabile, poiché le carezze sostituiscono tutto, consolano di tutto. E avrei ancora tante
altre cose da dire. Ari. Queste due lettere, scritte su carta giapponese di riso, sono state trovate ieri, domenica, in un piccolo portafogli di cuoio di Russia, sotto un inginocchiatoio della chiesa della Madeleine, subito dopo la messa dell'una, da Monfrey News. Buon ascolto.